Un saluto a tutti ragazzi da Messi91, siamo su Elden Ring e abbiamo un pelino deviato dalla via maestra per esplorare queste pianure, queste distese verdi piene di segreti. Abbiamo già trovato un sacco di cose da fare, la lista aumenta, prima o poi le faremo tutte. Per ora avevamo visto un gigante in lontananza, vediamo un po' di raggiungerlo. Cosa succede? Cosa succede? Un altro drago? Dov'è? Dov'è? Ci sono fulmini, saette, cose. C'è uno a cavallo, non l'avevo visto. No, ho sbagliato. Ma posso farlo caricato anche dall'altra parte? Ah, questo non lo sapevo. Vai, torrent! Mamma mia, cosa mi piace fare sta cosa! Tiè! Gambali e pezzetti di armatura di Kaiden! Giganti ovunque! No, qui non siamo stati, decisamente! Ci sono anche grossi fulmini derivanti da non si sa bene cosa, come, quando o perché... In cielo non c'è assolutamente niente al momento. Cos'è che tira? Quella luce lì! Si può sapere, ma si avvicina a me? No, è fissa? È fissa. Dicevamo, armamenti di Kaiden, giusto? Sono pesantissimi? No. Corazza indossata dai mercenari di Kaiden. Adesso mi arriva una fulminata di quelle che vedete voi. È ricavata dalla pelliccia di lupi delle nevi, che offre un'eccellente protezione al freddo. Questi imponenti mercenari delle glaciali vette del nord sono esperti nel combattimento a cavallo. Non è vero, sono più esperta. Sono più esperta, li batto tutti. Spavento. E mi piace. Bella. Una bella armatura. Me la metto. Andiamo, Thor. Andiamo a morire con i giganti, vai. Whee! Posso? Wow, oh, quanti colle tempesta. Questa è la casa di tutti i giganti. Siamo finiti in un bel posto. Vabbè ragazzi, questo non è colle tempesta, questo è colle gigante. Quindi noi li uccidiamo tutti adesso, questi qua. Sbagliato pure tasto, ma fa niente, fa niente. Dai, uno per uno li pigliamo tutti. Prima questi però, perché fanno schifo sti maledetti. Vieni qui! Vieni qui! Ok. Fatica, oh! Ma pure la capretta! Ma guardate pure il montone mi deve venire ad attaccare qua. Nessuno che si fa gli affari suoi in questa zona. Boh, adesso che abbiamo ucciso tutte queste cose maledetti di morte, possiamo concentrarci sui giganti, per favore? Aspetta che uscirò anche questa di capretta, sia mai che viene a rompere i maroni pure lei, eh. Sinceramente... Uccello della morte?! In mezzo ai giganti? Ma scherziamo? Ma perché arrivano cose qui? Cose, cose, tutte cose. Torrent, potrebbe essere che mi serve una fuga rapida qua, eh. Adesso gli diamo un colpetto e vediamo il danno che questo coso ci fa. Niente, io non lo vedo. Guardate come si fa a finire in braccio a un cacchio di gigante. Wow. Danno, male, tanto. Però non sembra... Allora, torrent, mollami, mollami, torrent, torrent, mollami. Aspetta, aspetta, aspetta. Però non sembra così esageratamente problematico in realtà. Vedi, vedi, vedi. Ah, ok, fa altre... Schifezza. Ho sbagliato. Non l'ho preso. Cacchio. Sì, ma non puoi. No, non puoi. Quanto si brut. Allora, no, dai, dai, di danno ne piglia.
è che è una creatura grossa, come al solito, e non si vede assolutamente niente di quello che fa. Devi schivare ad ultra istinto tu sempre. Probabilmente morirò perché non ho delle cure, se no l'avrei fatto, vedi? Non vedo. No, ma si fa, si fa, si fa. Torniamo, siamo a metà, ragazzi. Se non cambia un set adesso, si fa. Da dove è uscita sta cosa non ne ho assolutamente idea che cosa sia. Non ne ho assolutamente idea perché è orribile. Però si fa. È già fuori? No. A meno che non mi appare adesso a casaccio in mezzo allo schermo, no. Ok. Magari c'è solo di notte? Quindi ho avuto la sfiga della vita proprio a trovarlo qua. Cioè, non... Veramente, mi state dicendo questo? Ma io adesso lo voglio battere quel robo lì. Era qui, era, ragazzi. Cioè, ho veramente... Quante possibilità c'erano che io la prima volta che arrivavo in quest'area era di notte e beccavo quella cosa? Quante possibilità c'erano? Va bene, dai, iniziamo a far fuori i giganti e verrà notte, no? Tanto non lo aspettiamo, non è che andiamo via, mica abbiamo paura di lui, No, 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 no. Scusi, salve. Venga, venga. Prego, prego. Sono qui, guardi. Come fluente Yella, ha visto come balla bene. Venga anche lei a ballare con me, forza. Uno e... Dos. Madonna, ormai siete cacche, siete. Siete le cacchette di turno. E io che all'inizio avevo tanta paura di voi. E... Yes. Bevi che ci ridà le fiasche. Faccia, faccia. Non badi a me. Io le zico solo le caviglie. Non badi a me. Adesso arriva al capo dei giganti. Ah no, meno male. Me lo aspettavo un po'. Devo ammettere che un po' me lo aspettavo. Sta venendo notte, santa pazienza. Voglio l'uccello di morte io qua. Salve signora, cos'è sta roba? Ma che è sta roba? Oh. Ma vuoi vedere che devo farci schiantare contro un gigante? Porca miseria, no dai. No, li ho uccisi tutti. Allora, giganti? Hello? Dove sono finita io, ragazzi? C'è un altro gigante, buono. Ma io... Ah, sto tornando... Cos'è questo? Soglia tempesta. Ok, c'è un gigante. Proviamo a prendere sul gigante. Sì, scusi! Scusi! Salve, può venire un attimo? Ho bisogno della sua possanza. Può venire con me, per favore? Grazie, venga, venga. Venga, venga, bravo, bravo lui. Dai, vai, seguimi. No, 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 no. Vieni qui. Vieni, dai. Cacchio, credo che sia al limite. È al limite, porca miseria. Che spavento, guardate, guarda, non mi viene a prendere. Dai, vieni a prendere, no. Va bene. A meno che l'uccellaccio di morte non ci dia l'oggetto che serve per interagire con la statua. Potrebbe anche essere. Ma lì... Lì c'è dentro qualcosa, va rotta. È un oggetto da raccogliere, secondo me. Non è niente di che, perché se stiamo lontano non renderizza la statua. C'era l'oggetto. Cioè, vedete, c'è un punto. Quindi probabilmente è un oggetto da raccogliere. Solo che andava rotta la statua. Siamo a tarda mattina, ma dai, io devo aspettare fino a notte, scusa, coso, io devo aspettare fino a notte qua. Palle.
No, qua ci torniamo, ragazzi, perché vorrei capire dove sono. Lì c'era la ragazza in ginocchio che ha perso tutti i suoi compagni. Giusto? Quella che se saltavo si incacchiava. Aspetta, è qua, era lei. Sì, è ancora qua. A pleasure to see you. Did you give the little chrysalids the message that I love them and that despite my craven heart I'm sure I'll be joining their club soon enough. Non ho trovato queste crisalidi. Lo trovate? Non lo trovo, non credo. Comunque sì, allora qua, ok, sappiamo dove siamo, ragazzi. Iniziamo ad avere punti di riferimento. Ok, vediamo di andare a notte e di andare dall'uccellaccio del cacchio. Ce l'era tempo. Mattino, notte. Vediamo cosa succede, non abbiamo nemmeno provato mai ad accelerare il tempo. Ok. Sperare che la boss fight non parta subito, perché adesso noi proviamo a fargli rompere a questo tizio. Questo coso. Torrent, lasciami, va. No! No! Sì, sì, sì! Quando le cose fungono! Yes! Quando le cose fungono bene, ne sta arrivando un altro. Ho sentito un mugolio. Ah, wow. No, davvero? Ma siamo vivi? Se, cioè, si sta fermando questo coso? Dai, vieni, hai un HP, santa pazienza. Non è possibile. Cioè, guarda, guardate, mi sono fatta colpire 29 volte e bastava un colpetto, dai cacchio. Allora, cos'è? Pietra da forgiatura. Pietra da forgiatura? Pietra da forgiatura. Messi is happy. Ne abbiamo ricevute 6 di pietra di forgiatura. Wow. E ho sbagliato tasto, sì, ho sbagliato tasto. No? Ho capito male? Quindi io... Ah, eccolo. Eccolo, 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 eccolo. Torrent, tanti saluti, amico. Ma capretti maledetti, guardate i capretti pure. Mentre lui con calma arriva, tanto non è che gli frega molto lui. La tranquillità proprio della morte, appunto, lui arriva. Adesso arriva pure i pipistrelli, non lo so se è stata una buona idea questa. Andiamo super di qua. No, no, arrivano proprio i pipistrelli. Ah no, qui se ne sta andando via, se ne sta andando via anche lui però. Forse era meglio farli fuori i pipistrelli, me ne rendo conto. Ma ormai, Cacchio, ho sbagliato tutto. Quanto si brutto. Perfetto, Messi, ottimo tentativo, complimenti. Devo liberare l'area perché combattere lui guardando con la coda dell'occhio i pipistrelli mi portano a schivare male gli attacchi. Li vedevo che fluttuavano nella mia direzione e ho detto cacchio, adesso arrivano e mi ha randellato malissimo sto robo qua. Allora, noi adesso cosa, come facciamo qua a gestire questa situazione? Perché io voglio battere l'uccellaccio. Lo voglio fare. C'è un falò. C'è un falò qua. E c'è un tizio. Dove sono finito? Ho trovato un falò più vicino al... A caso l'ho trovato, ma brutalmente proprio. Ok. Dove siamo? Ok. Abbiamo totalmente abbandonato la retta via noi, ma proprio fortissimissimissimo. C'è un tizio qua. Che non è ostile, però ok. Salve. Ma è il cavaliere che c'era alla tavola? No. Name's Bernard. Ciao Bernie. Tarnished, just like you. Ok. Let me ask you something. Hai una bellissima armatura. Are you here in the lands between to take up the fight? Does your faith in the guidance of grace hold firm? Despite the collapse of the Golden Order. Oh wow, scelte. E adesso cosa devo rispondere per far sì che tu non diventi ostile? Rispondiamo di sì. Rispondiamo di sì a tutti, ragazzi, la prima run. Yes, you're a tarnished through and through. Ok, è contento. Takes me back. But that's a quality needed now more than ever. Any interest in bearing the torch of my battle arts?
All I know is the sword. Picked up a fair few tricks in my time, too. Cosa vuol dire? Now's the time to pass them on. To a good and proper tarnished, like you. Apprendi abilità, parla, parlo! There's a myriad of battle arts in these lands that I've yet to discover. Le ceneri, intende. Mementos of all the warriors who raised their arms in battle, lost and died. A fine tale, all told of true chivalric romance. That's how I fell in love with the sword and the arts of combat. It grants meaning even to falling in battle, to death itself. Ah, mi vende proprio cose! Wow! Posso fare il karateka? Dai! Taglio rotante, wow! Parata! Forse puoi mettere il parry su pugnali e armi? Questo lo prendiamo. Poi. Passo veloce, questo lo prendiamo anche lui. Vai. Poi. Taglio rotante. Prenderei anche questo, vai. Per adesso mi fermo qui, perché sennò li compro tutti, ragazzi. Ci fermiamo al taglio rotante, vai. Tu sei appena diventato il mio NPC preferito. Until we meet again. Sì. Salute. Sì, ho tre livelli. Cioè stiamo, ragazzi, stiamo livellando, ma così, come se non ci fosse un domani, eh. Cioè, proprio a livello 25 siamo. Allora, sì, un punticino a vita lo mettiamo. Anche due. Ne abbiamo ancora uno. Lo butto ancora qua. Allora, porto 15 arcano. Proviamo a portarlo a 15 e poi vediamo come andar su. Passo laterale. Incisività standard. Cosa vorrà dire sta roba? Chi lo sa? Standard, proviamo. Pestone tempesta, taglio rotante. Taglio rotante. Incisiva, proviamo, non ho idea. Ok. Però probabilmente non lo posso fare, perché dovrebbe essere di qua anche lei. Fermi tutti. Passo laterale, abbiamo detto. Bloodborne. Ok, vai. Questo mi spreca magica. Ok. Madonna, mi sento una cavalletta. Però va che bello che è. Mi rimane il passo laterale. Ok. Col dual wielding. Ok. Proviamo un po' questo. Perdo. Ok, perdo l'abilità sulla seconda arma. Ne posso avere una sola, anche se ho due armi in mano. Ma posso schivare in continuazione anche se ho finito la magica? Che cacchio mi serve la magica? È solo uno spreco, perché boh. Il video di oggi termina qui. Abbiamo esplorato la pianura dei giganti, perché questo non è con le tempeste, questa è la pianura dei giganti, palesemente. E dell'uccello di morte, che questa volta non sono io a chiamarlo così, ma è proprio lui che è l'uccello di morte. Abbiamo fatto degli ottimi tentativi contro di lui. Devo ammettere che ho dato il meglio di me contro di lui. Però ero distratta da un sacco di cose. Quindi dovrò trovare il modo di liberare l'area e poi concentrarmi su di lui. Perché se combatto pensando ai pipistrelli va a finire molto molto male. Però ci penseremo nel prossimo episodio. Io come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata. Un saluto a tutti. Me, blood so violently, thanks for trying me. Right. Now it's finally time to see.